Natura del testo ebraico, per definizione le versioni vengono dopo, ma visto che qua tutti si sviluppano e continuano a crescere, a svilupparsi, potrebbe essere che le versioni, guardando indietro, conservino di qua e di là qualche lezione più antica. Abbiamo visto però, almeno secondo il percorso che vi ho proposto, come risalire all'indietro sia problematico, tanto più in quest'epoca, di fronte a tanti ritrovamenti e di fronte a una prospettiva di grande complessità e una situazione nebulosa per quanto riguarda le origini. Abbiamo comunque fatto qualche ricognizione, provando a vedere in casi puntuali quale potrebbe essere l'apporto delle versioni su qualche piccolo passaggio alla ricerca di un testo più antico, sapendo però, come anche da diversi di voi sentivo dire, discutendo eccetera, che comunque si può fare un passo ulteriore nell'antichità, ma da qui a dire che siamo arrivati al testo originario, insomma, ce ne vuole davvero tantissimo. Piuttosto, ed è il lavoro del pomeriggio, vi ho fatto vedere come in un cambiamento di prospettiva le versioni antiche non siano importanti tanto quanto il discorso della miniera da cui cercare queste perle preziose, cioè le lezioni più antiche, ma possono essere importanti in quanto riletture del testo biblico. E abbiamo visto, stiamo vedendo, a partire da un caso concreto, cioè la versione in siriaco del secondo libro di Samuele, come attraverso dei cambiamenti piccoli o meno piccoli, ma tutto sommato che rientrano sempre nella narrazione biblica, si possano presentare in maniera leggermente differente alcuni tratti dei nostri grandi personaggi, cioè Dio, Davide e Saul. E questo è un po' l'aspetto specifico che può offrire la versione siriaca del secondo libro di Samuele rispetto all'ebraico. Eravamo arrivati a questo passo, quindi ruolo da protagonista di Davide rispetto a quanto si afferma nel testo ebraico. Qui abbiamo ad esempio una prova di cosa vuol dire fare un lavoro anche molto puntuale legato alla grammatica. Episodio 2 Samuele 11, episodio di Davide e di Betsabea. Uria è chiamato da Davide e in tutti i modi Davide spera che Uria si unisca a Betsabea in modo che questo figlio che arriva sia giustificato, il padre potrebbe essere proprio Uria. Davide lo chiamò, Uria mangiò presso di lui, bevette e Davide lo fece ubriacare. Poi alla sera uscì per dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. Guardate la formulazione in siriaco e vediamo qual è la piccola differenza. Ecco, si ubriacò, si dice in siriaco, e invece lo fece ubriacare è la forma dell'ebraico. Ora, potrebbe essere benissimo una piccola, davvero una piccola differenza, però cosa fa in questi casi lo studente, insomma ero io quella volta, ho cercato naturalmente tutte le ricorrenze della radice, ubriacarsi, ubriacare, venir fatti ubriacare, sapete le forme del verbo calmi, fal, biel, il file, eccetera, e questo verbo ritorna circa, mi pare, una trentina di volte. Tutte le volte in cui si trova in ebraico è tradotto praticamente in siriaco con la radice corretta e anche si dice nella diatesi giusta, quindi ubriacare, ubriacare, ubriacarsi, ubriacarsi. L'unico caso in tutte queste 30 ricorrenze delle quali c'è una differenza è proprio questo versetto e questa situazione. Qui si ubriacò e non lo fece ubriacare. Allora, come mai il siriaco è rigoroso in 29 casi su 30 e proprio questo caso non è rigoroso, ma anzi riscrive un po' il testo? Per quel contesto di Davide che viene sempre potenzialmente migliorato. Allora, il siriaco non poteva dire Davide non chiamò Uria perché eccetera. Davide naturalmente nel siriaco fa le stesse cose che ha fatto
naturalmente nella narrazione biblica. Però vedete, basta poco e più possibile il siriaco cerca di giustificare Davide. È chiaro che qui Davide comunque ne esce male, però dove era possibile il siriaco ha operato. Se voi guardate, non l'ho qui presente, ma l'inizio del capitolo 11 fa così: al tempo in cui i re sogliono andare in guerra, Davide invece stava a casa sua e non facendo niente, a un certo punto guarda e vede questa donna, eccetera. Il siriaco, anziché tradurre al tempo in cui i re vanno in guerra, dice nel tempo in cui Davide solitamente negli altri anni andava in guerra, quella volta Davide stette a corte. Perché cos'è che potrebbe trasmettere il testo ebraico? Una sorta di polemica contro Davide, cioè mentre gli altri re andavano a combattere, facevano il mestiere da re, Davide faceva l'imboscato a corte. Allora il siriaco, leggendo questa possibile venatura polemica, dice no, sistemiamo, al tempo in cui Davide negli altri anni era andato in guerra, quell'anno stette alla sua corte. Vedete che la differenza sta nei dettagli, è come quella sfumatura delle gemelle che vi dicevo stamattina, cioè sono uguali per i comuni mortali, però per certe persone sono molto diverse, più una persona le conosce e più dice no, sono davvero diverse. Allora anche qui il lavoro che io faccio ad esempio con gli studenti sulle versioni antiche è un lavoro importante, perché vi fa vedere che le cose si possono dire in maniera diversa, in maniera molto simile, ma se uno ha occhio per il dettaglio scoprirà le differenze. E così pure lo stesso tipo di lavoro lo faccio fare ad esempio sui passi paralleli dei Vangeli, per mettere in luce lo specifico di Marco, di Matteo, di Luca. La storia è la stessa, però ci sono molti aspetti sui quali si può chiamare l'attenzione. Ancora su Davide, vedete che ormai abbiamo una sommatoria, una somma di situazioni nelle quali Davide viene migliorato. Importante questo passo. Siamo arrivati sempre, siamo sempre su quel passo del censimento. Arriva il profeta e dice a Davide: adesso tu devi venire punito da Dio, scegli quale delle tre punizioni vorrai per te, per il tuo regno. E poi dice il profeta: pensa e vedi cosa io risponderò a colui che mi ha mandato. In siriaco, vedi cosa tu risponderai a colui che mi ha mandato da te. Allora qui bisogna avere occhio, cioè qualcuno potrebbe dirmi: beh, il siriaco rispetto all'ebraico ha questo mi ha mandato da te, questa aggiunta di un complemento. Questo è tipico della versione siriaca, la versione dove è possibile esplicita, però questo capite che è un plus piuttosto banale. Invece la grande differenza, bisogna avere un po' la volta occhio, è esattamente: vedi cosa io profeta risponderò a Dio e cosa invece tu risponderai direttamente a Dio. Sarebbe interessante, perché in qualche modo Davide bypassa quella sorta di ruolo intermediario del profeta presso Dio, e si potrebbe riflettere come mai qui Davide bypassa appunto questo ruolo del profeta mediatore. C'è qualche altro passo, c'è qualche altra ricorrenza? È un fenomeno che risponde a un'epoca diversa, questo sminuire il ruolo dell'intermediario del profeta? Capite che nascono tante domande, proprio perché questa traduzione è gratuita rispetto a quella che c'è in ebraico. Ora, se avete fatto ebraico biblico, capite che questa frase suona assolutamente come molto facile, non ci sono grandi concetti, vedi, rispondere, mandare, cioè non sono dei verbi impossibili, è davvero molto facile. Eppure la traduzione in siriaco, vedete, presenta questo ruolo di Davide, il protagonista. Ma la chicca migliore, secondo me, è questa qui. 2 Samuele, capitolo 15. È la congiura di Assalonne. Assalonne fa la congiura, Davide fugge da Gerusalemme, c'è questo mercenario che lo segue, e Davide gli dice: perché dovresti seguirmi? Io sono ormai la causa persa. Vai con il vincitore e fai il mercenario con lui. E Davide dice a questo Ittai, mercenario: perché dovresti venire anche tu con noi? Torna e stai con il re. In siriaco invece la formulazione è: perché dovresti venire anche tu con noi? Fermati dal seguire il re.
sia bello. Qual è la grande questione? È la, esattamente la figura del re. In ebraico, detta così, suona come una sorta di investitura, io non sono più re, devo riconoscere che ormai Assalonne è il nuovo re. Torna e stai con Assalonne, che è il re. Invece in siriaco, fermati, smetti di seguire me, che sono il re. Quindi di fatto, in questo e in altri due o tre passi, nei quali nel testo ebraico si dà ad Assalonne, si avvicina ad Assalonne la qualifica di re, il siriaco interviene e chiarisce le cose, e cerca di fare di tutto per evitare che la qualifica di re sia messa alla persona di Assalonne. E quindi, stando alla versione siriaca del secondo libro di Samuele, solo Davide è il re legittimo. Capite che qui non abbiamo una correzione di tipologico, ma abbiamo un intervento conscio del traduttore, che non vuole associare la regalità ad Assalonne, il figlio del genere, ma vuole che la regalità resti associata a Davide. Ma adesso, per dire questa cosa, a voi l'avete subito trovata, eccetera, io ho avuto, mi ricordo benissimo, un'intuizione. Cioè, nel momento che tu hai due testi diversi, qualsiasi parola che sia diversa in siriaco rispetto all'ebraico ti fa nascere mille interrogativi. È solo dopo tanto lavoro che capisci cosa conta davvero. E io mi ero perso su altre cose, sul fermati, sul torna, eccetera, perché la parola re la trovavo di qua e di là. Solo così una sera ho avuto l'intuizione, ma no, ma qui la grande differenza è chi è il re. E allora da lì ho detto, ma vuoi vedere che proprio una questione di questo traduttore siriaco è quella di gasare Davide, di pompare su Davide? E allora, rileggendo gli altri passi, ed è qui che ci va tanta fatica, eccetera, mi sono reso conto che quello che prima sembrava, no, tra i tanti, un fenomeno così tra i tanti, dopo diventa qualcosa che diventa netto e nitido come lo presento a voi, ma non vi ho presentato tutta la gran fatica e risme di fogli di carta sui quali scrivevo tutti i passi in cui compariva un verbo che secondo me era sospetto, cercando negli altri passi se l'ebraico veniva tradotto o meno in quel modo dal siriaco, e nella maggior parte dei casi erano, come si dice, fuochi fatui, cioè erano no, e invece dopo tanta fatica finalmente arrivano anche i passi quelli come quello presentato. L'ultimo è questo qui, è una situazione, siamo sempre nella rivolta contro la rivolta di Assalonne, praticamente sta arrivando lo scontro finale. Qui abbiamo la versione del testo ebraico e qui abbiamo la versione del testo siriaco. Chi è che può leggere questa prima parte, per favore? Così io mi tolgo per riposo un attimo. Il re disse al popolo: voglio uscire in battaglia anch'io con voi. Ma il popolo disse: non devi uscire, poiché se noi fuggissimo non si interesserebbero di noi, e se morisse la metà di noi non si interesserebbero di noi. Ma ora ci sono 10.000 come noi, dunque meglio che tu sia per noi di aiuto dalla città. Il re disse loro: io farò ciò che vi sembrerà opportuno. Il re si fermò dal lato della porta, mentre tutto il popolo uscì a schiere di centinaia e di migliaia. Perfetto, leggiamo adesso anche il passo del siriaco. Il re disse al popolo: se noi fuggiamo, non si interesseranno di noi. Ora a noi bastano 10.000 uomini, piuttosto è bene per noi che ci siano degli aiutanti dalle città. Dissero a Davide i suoi servi: noi usciremo e ci affretteremo a combattere contro di loro. Il re disse loro: fate ciò che vi sembra opportuno. Il re stette al lato della porta e tutto il popolo uscì a schiere di centinaia e di migliaia. Perfetto, vedete che la struttura del dialogo è la stessa: Davide, popolo, Davide e descrizione. Davide, popolo, Davide, descrizione. Ci sono naturalmente diverse differenze di tipo più o meno tecnico, ed è quello il problema, capire quali sono i percorsi che vanno probabilmente seguiti piuttosto che quelli che possono essere tralasciati. Ma in generale
escluse tutti quei motivi per cui questo testo si potrebbe ritrovare in altre versioni, potrebbe essere il frutto di errori meccanici, caduta meccanica di una parte del versetto, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che in ebraico Davide dice: ho avuto un'idea, ta 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 ta, no no, lascia stare, perché non funziona. Il re dice: va bene, farò come volete voi. Ora, questo, capite, non è esattamente un re. Uno che dice: ho un'idea, e loro ti dicono: no no, non funziona, e il re a testa bassa dice: va bene, obbedisco. Invece, nel versione in siriaco, il re fa tutto il ragionamento. Il popolo sembra che confermi, cioè non, comunque non contraddica quello che dice Davide, e Davide, insomma, che in una buona simbiosi, insomma, con il suo popolo, in un buon rapporto, dice: d'accordo, ok, ognuno al suo posto, andiamo a combattere. Vedete come poi ci sono, voglio dire, si potrebbero discutere tante altre cose, però il senso complessivo è che in ebraico Davide di fatto viene contraddetto. In siriaco Davide non rimane contraddetto in maniera esplicita, cioè in siriaco tutto sembra funzionare tranquillamente, mentre in ebraico, per uno che a un certo punto si sofferma, vede questa cosa che potrebbe essere sottolineata, scolpita, non devi uscire, non va bene che tu faccia quello che hai detto di voler fare. Anche questo è un passo nel quale emerge, diciamo, un volto di Davide più sicuro di quello che sta succedendo e che tiene le redini della situazione maggiormente. Però tu... non è la citazione, ma io non ritrovo il passo. Tu e Samuele... Ah, forse è 15. È 15, no, 16. Vediamo, sì, sto guardando. Correggerò. C'è anche la, c'è anche un'altra recitazione sbagliata, la seconda della prima facciata. Cioè, sono... Le citazioni non è che siano sempre esatte. Mi dica, mi dica. Quella della prima facciata, c'è scritto secondo Samuele 24:6, l'angelo stese la mano. E invece 24:16, ottimo. Non può essere un errore di battitura. Certo, certo, ma no, devo... Sì, sì, queste cose vanno corrette. E questa invece è 15. Questa invece la devo cercare un attimo. Non so, perché non è il capitolo 18. Mi dice che era 15. Lo controllo, sì, va bene. Ok, poi andiamo avanti. Scusa, in questo caso si può applicare il criterio dell'imbarazzo per quel nel testo masoretico, oppure... Ma direi che no, non lo chiamiamo in causa in questo caso, piuttosto chiediamoci come mai il siriaco, pur potendo tradurre un testo anche qui piuttosto scorrevole e tranquillo in ebraico, abbia di fatto, vedete, dato molto più peso all'intervento di Davide piuttosto che all'intervento del popolo. E probabilmente questa cosa, vi dicevo, risulta proprio da questo Davide contestato in una sua misura, in una sua decisione del piano di battaglia, ma viene contestato, invece in siriaco sembra che Davide e il popolo procedano tranquillamente in simbiosi. Questo era per quanto riguarda il siriaco. Per quanto riguarda l'aramaico, non abbiamo il tempo, ma vi lascerò sulle dispense il Targum del quarto canto del servo di Yahweh. Ed è interessante come il nostro testo ebraico riconosce in se stesso di essere un messaggio paradossale. Noi lo credevamo punito da Dio, perché una persona che soffre in questo modo non può che essere punita da Dio. Noi credevamo che il suo silenzio fosse il silenzio di chi ammette le sue colpe, e invece non avevamo capito che lui stava portando su di sé i peccati, eccetera eccetera. Ora, la traduzione in aramaico di questo passo è davvero impressionante, nel senso che rilegge questo passo nei termini usuali dell'attesa del Messia, diciamo, nella lettura ebraica. Vi leggo solo, poi troverete con calma qualche passo. Ecco, il servo, si dice a un certo punto, è come agnello, come pecora, pronto per essere ucciso. E invece il Targum dice...
che il servo darà il potente dei popoli come una pecora alla strage e come un agnello muto davanti ai suoi tosatori. Cioè non sarà lui la pecora e l'agnello, ma darà le altre nazioni, le nazioni pagane, i nemici di Israele, nei loro sovrani, li darà come agnelli, come pecore pronte per il macello. Davanti a lui non ci sarà nessuno che apra bocca o dica una parola, mentre in ebraico è il servo che non apre la bocca, mentre il Targum dice nessuno dei suoi nemici si permetterà di aprire bocca. E tante altre cose fanno sì che davvero abbiamo una, qui sì, assoluta differenza e riscrittura del passo secondo il principio che questo testo ebraico, così com'è, presenta un Messia in un certo senso inconcepibile rispetto al normale ebraismo. Il Targum rilegge tutto dicendo che praticamente questo servo farà giustizia, arriverà la vendetta per Israele di fronte alle nazioni, ed è davvero qualcosa che colpisce. Qui sì abbiamo proprio, direi, un capovolgimento. È interessante notare come il Targum normalmente sia molto letterale rispetto all'ebraico, altre volte prenda le distanze. In che modo? Ma non a caso, ma conservando singolarmente le parole dell'ebraico, quelle 5-6 parole presenti nel versetto ebraico ritornano tutte nella formulazione del Targum, ma con giri messe insieme, con giri a volte contorti, per cui di fatto quasi uno non si rende conto che ci sono in quella formulazione aramaica comunque le parole presenti in ebraico, ma, capito, rigirate e il discorso suona diverso. Se uno guarda bene ritroverà le parole dell'ebraico, però con altre parole in più, con un'altra costruzione, eccetera. Questo mi sembrava interessante farlo vedere per quanto riguarda il discorso dell'aramaico. Nella Peshitta il primo e il secondo libro di Samuele sono distinti? Nella Peshitta, allora, bisogna vedere le manoscritti, c'è una divisione. E nell'ebraico è un libro? Sì, infatti, attenzione, si discute, e qui apro un discorso, chi è che avrebbe tradotto la versione della Peshitta, degli ebrei o dei cristiani? Allora, si discute, sembra l'opinione che va per la maggiore, e che ad esempio nel mio dottorato io discutendo non mi ero espresso, ma due dei professori della mia commissione avevano detto, questo discorso della sottolineatura di Dio misericordioso, quello che vedremo adesso fra due minuti, mi spingerebbero a dire, diceva questo professore, Emilio Vergani, professor Vergani, diceva che qui abbiamo una scrittura da parte di mano cristiana, e si capirebbe meglio allora in questo senso anche la divisione che è presente nei manoscritti riguardo ai libri di Samuele, una delimitazione e una divisione tra i due testi in pratica, ecco. È venuto in mente a partire da questa domanda. Vi faccio vedere adesso un altro passo molto interessante. Sì. Noi stiamo facendo l'ebraico, stiamo leggendo il rotolo di Isaia. Il rotolo di Isaia, sì. È proprio il carme del servo sofferente, la capitolo 52. E effettivamente il testo è molto, ma molto simile a quello masoretico, tranne qualche yod, qualche sì. Aleph, qualche riguardo a questo, però diciamo che è molto molto simile, quindi ci siamo infatti meravigliati che sì. E qui c'è anche una mia nota che troverete nelle dispense, praticamente riguardo a Isaia, questo Paganini che ha scritto il libro Qumran, Rovine della Luna, dice questo libro ha 66 capitoli e 16.930 parole, praticamente ci sono pochissime varianti, 107 casi di scrittura piena o difettiva, cioè questione di consonanti che non cambiano niente, 10 differenze per consonanti simili, 5 consonanti tralasciate, 16 volte viene aggiunta la congiunzione E, viceversa 13 volte viene omessa, ma di fatto solo 4 frasi alla fine risultano con un significato leggermente diverso. In tutto questo libro di Isaia, della copiatura, eccetera, per cui davvero impressionante. No, vediamo adesso invece questo passo. Questo passo praticamente è l'episodio sempre di quella donna che inventa la storia dei due fratelli.
alla fine Davide dice: ti prometto che tuo figlio, insomma l'assassino, rimarrà vivo. La donna dice: Davide, ma sei tu quell'uomo, sei tu, questa storia è per te. Assalone è vero, ha ucciso il fratello, però adesso se tu vuoi ammazzare anche Assalone perdi un altro figlio, che razza di padre sei? Insomma, il Davide dice: ho capito la lezione, prometto che starò buono. E la donna dice, praticamente la donna dice: possa essere di pace la parola del re mio signore, cioè questa tua parola, questa tua promessa possa finalmente porre fine a questa gran questione di Assalone. In siriaco si dice: si avveri la parola del re mio signore che sia un sacrificio. Perché motivo? Perché la parola praticamente pace o riposo in ebraico è menucha. Vedete, ho messo anche le menucha, pace e riposo, mentre una parola della scrittura molto molto simile è dono, offerta, in qualche modo sacrificio, mincha. Notate che questo riposo ha la scrittura piena, menucha, o anche in questo modo menucha. Se voi guardate questa scrittura e questa e togliete, esatto, le consonanti sono le stesse. Allora il siriaco ha praticamente letto un testo che era senza vocali, ha letto la parola sacrificio e non la parola pace. Cosa vuol dire? Come quella mia amica che ha letto pail e non pile. Il che vuol dire che a una prima lettura in ambiente siriaco in quell'epoca lì, il fatto che la parola sia come un sacrificio è un notevole aspetto. E cioè nella Bibbia ebraica non si trova mai l'accostamento esplicito tra parola umana e sacrificio, è presente l'accostamento tra la preghiera e il sacrificio, no? Le mie mani alzate come sacrificio della sera, dice un salmo, no? Per cui tale legame risulta di particolare interesse. Cosa voglio dire? Che dire e legare la parola umana come sacrificio e questo tra virgolette errore portarlo avanti nel senso che non faceva problema è un elemento importante per dire: qui abbiamo, come si può dire, una mentalità che, esagerando, si può dire antisacrificale, cioè la parola come sacrificio. E dicono gli studiosi, qualcuno si basa su questo passo per dire: secondo me qui c'è la prova, una delle prove, che la versione siriaca sia stata composta in un ambiente cristiano che per tanti motivi non ha mai esasperato, diciamo, il discorso del sacrificio rispetto al mondo ebraico. Allora metteteci dentro quei riferimenti all'aspetto misericordioso di Dio, quel dimenticare il vendicatore del sangue come prassi tipicamente semitica, no? Eccetera. Qui l'aspetto della parola come sacrificio e la citazione che avevo nel dottorato era, non mi ricordo se da Efrem o da Frate, che dice proprio che praticamente il sacrificio perfetto è la parola di lode, è la preghiera, no? E quindi anche qui tutti questi aspetti mi fanno dire che nell'epoca in cui è stata composta la Peshitta, secondo secolo dopo Cristo circa, non faceva nessun problema associare una parola alla dimensione del sacrificio, e anzi questa era la scelta, come si dice, diretta che il traduttore ha usato. Mi pare che sia significativo, è sempre quel discorso, no? Cambio pile o cambio pai, cos'è che tu leggi in prima volta? Il traduttore siriaco ha letto sia sacrificio, e penso che questo sia significativo. Poi certo, a livello, e qui passo velocemente prima di andare alla parte un po' teologica, a livello di esegesi abbiamo questo passo per parlare del latino, la Vulgata, Isaia: stillate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Qui invece abbiamo justum salvatorem, cioè mentre in ebraico abbiamo una realtà, chiamatolo concetto, chiamatolo situazione, qui in latino abbiamo l'attesa di, chiamiamolo un individuo, comunque non un concetto, una realtà, ma una persona, no? Mi pare significativo, e questo si verifica in altri passi dove il latino ha una lettura messianica più definita rispetto al testo ebraico e a una sua certa
diciamo, ambiguità. Guardate però quanta fatica a volte fanno le versioni a rimanere fedeli al testo ebraico. Testo ebraico: li benedirà il Signore degli eserciti, questi popoli stranieri, dicendo: benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro opera delle mie mani, e Israele mia eredità. In qualche modo si riconosce certamente il ruolo di Israele, però anche gli egiziani, anche gli assiri sono legati a Dio e quindi benedetti, eccetera. Guardate la 70 come traduce: benedetto è il mio popolo che è in Egitto e tra gli assiri. Questo risente della situazione della diaspora, il mio popolo che è in Egitto e tra gli assiri, però di fatto non si dice più benedetti gli egiziani e benedetti gli assiri. Targum aramaico: benedetto è il mio popolo che io ho tratto dall'Egitto, poiché esso ha mancato dei miei riguardi, l'ho condotto in esilio in Assiria, ma ora che si è convertito, viene detto mio popolo e il luogo della mia eredità Israele. Ecco, normalmente, per quello che ho visto io, tra greco, aramaico e siriaco, chi è che fa i pistolotti è l'aramaico di solito. Vedete come ci trova il discorso Egitto, ci trova il discorso Assiria, si trova mia eredità Israele, cioè i mattoni ci sono, però vedete come vengono collegati con una formulazione che di fatto, come pure il greco, prende le distanze rispetto a questo, chiamiamolo, ecumenismo, universalismo presente nel testo ebraico. Questo è interessante. Perché vedete, insomma, non è interessante anche vedere queste versioni, qual è un po' la loro posizione, la loro vita. Conseguenze della differenza testuale per la concezione di testo ispirato. Allora, attenzione, ho messo qui tanto per fare un po' la lingua etiopica, poi abbiamo qui l'armeno, l'arabo e il copto. Alcuni esempi solo, potremmo metterne altri, di queste versioni, non solo queste fisicamente, questi sono esempi di scrittura, ma esempi di tante versioni antiche che possono farci riflettere un po' e allargare l'orizzonte sulla concezione di testo ispirato. Per entrare in questo mondo, allora, mi permetto di proporvi questa preghiera molto bella. Sono queste due paginette di Efrem, commentario agli Atessaron, che parlano proprio del nostro modo di accostarci alla scrittura. Possiamo anche leggerle, se volete, tutti insieme, no? Chi è capace di comprendere l'ampiezza di ciò che può essere scoperto in una tua sola parola? Infatti, lasciamo molto più di ciò che prendiamo, come persone assetate che bevono una fontana. Le sfaccettature della parola di Dio sono assai più numerose delle sfaccettature di coloro che imparano da essa. Dio ha dipinto la sua parola di molte bellezze, perché ciascuno di coloro che impara da essa possa contemplare quell'aspetto che ama. E Dio ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che merita. Chiunque va incontro alla scrittura non dovrebbe supporre che la sola delle sue ricchezze che egli ha trovato sia l'unica ad esistere. Dovrebbe invece capire che egli può scoprire soltanto una delle molte ricchezze che esistono in essa. Rallegrati perché hai trovato appagamento e non lamentarti perché hai dovuto lasciare il resto. Una persona assetata si rallegra perché ha avuto, non si lamenta perché è stata incapace di esaurire la fontana. Lascia che la fontana vinca la tua sete non provi a vincere la fontana. Se la tua sete finisce, mentre non finisce l'acqua della fontana, puoi bere ancora quando avrai sete. Ma se la fontana fosse prosciugata, una volta che hai bevuto a sazietà,
La tua vittoria sulla fontana sarebbe solo un danno per te. Rendi grazie per ciò che hai preso e non lamentarti per il resto che hai avanzato. Ciò che hai preso con te è la tua porzione, ciò che hai lasciato può ancora diventare la tua eredità. Pare un brano bellissimo. Ecco, brano bellissimo che con le classiche immagini del mondo siriaco, molto legate alle immagini bibliche, la fontana, l'acqua, la sete, e su questo davvero c'è una strada principale, no, tra il mondo ebraico e la chiesa siriaca, ci fa entrare un po' in questo mondo, in questa chiesa. La mia provocazione è: come potremmo negare che il mondo siriaco, come pure il mondo della chiesa etiopica, eccetera, non sia un mondo le cui scritture sono ispirate? Di fronte a pensatori del genere, a testi del genere, di fronte a persecuzioni che stanno vivendo, che hanno vissuto, come escluderle, insomma, nel numero di quelle realtà, insomma, ispirate dallo Spirito Santo, eccetera? Provocazione. Ma adesso andiamo avanti. Riguardo, no, all'ispirazione del testo, forse qualcuno saprà che nel 1500-1600 c'è stata una grande discussione, cioè le vocali sono ispirate oppure no? I punti vocalici che troviamo sotto le consonanti hanno o no un'origine latina? Perché alcuni avevano notato che erano successive, quindi non potevano essere da sempre. E si diceva: le cose che Dio ha voluto le ha volute da sempre, se vengono dopo hanno meno valore. Quindi vedete che l'ambito delle discussioni era davvero un po' opprimente, cioè discutere se su questo testo, che era praticamente l'unico conosciuto, le vocali fossero o no di origine divina. Se noi adesso pensiamo al nostro presente, che siamo quasi, non dico sepolti, da tutti i ritrovamenti di Qumran, del Mar Morto, dalle varie versioni antiche e da tante conoscenze in più, ci fa quasi sorridere questa discussione. Quale sarebbe infatti il manoscritto ispirato, se dovessimo riferirci a un manoscritto? Quale sarebbe questo manoscritto ispirato, o meglio, tutti gli altri sarebbero non ispirati? A proposito allora di ispirazione, ecco qui l'esegesi intrabiblica: la Bibbia è viva. Noi quando parliamo di ispirazione stiamo parlando di una realtà viva. Qui vi ho portato un esempio di cui parlavo prima, l'Elinson fino alla quarta generazione, il passaggio da una concezione della responsabilità collettiva alla responsabilità individuale, per dirvi che nella stessa Bibbia, quindi non nella Bibbia e in un testo apocrifo, eccetera, o nella Bibbia e nelle opinioni malsane di un pensatore, ma nella stessa Bibbia, nello stesso Pentateuco, quindi libri supercanonici, abbiamo delle concezioni differenti. Sono il tuo Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Per andare a Deuteronomio: riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni. Vedete che tornano i motivi con coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga nella loro persona coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma nella sua stessa persona lo ripaga. Cioè, a una lettura veloce sembra che sia la stessa cosa, le mille generazioni, odiare, amare, eccetera, però in realtà si dicono cose diverse. Non si parla più di punizione per le generazioni future se la colpa è degli antenati, ma la sottolineatura nella loro persona, nella sua stessa persona, cioè ognuno per sé risponde. Vedete come abbiamo, e non è che Deuteronomio dice fermi tutti, finora si è sbagliato, adesso arrivo io, in maniera piuttosto zitta zitta si enuncia una nuova concezione. Anche qui Targum Onkelos, facendo ricadere la colpa dei padri sui figli ribelli fino alla terza e alla quarta generazione di coloro che mi odiano, se i figli continuano a peccare come i loro padri. In un altro modo, ma anche qui si dice: attenzione, ognuno paga
e risponde per sé. Qui i figli vengono puniti perché sono ribelli e continuano a peccare, ma se non continuassero a peccare come i loro padri non si porrebbe questo discorso. Provocazione: come possiamo dire non ispirati i testi che hanno segnato la vita di fede e la liturgia delle chiese dell'Oriente? E qui sarebbe interessante naturalmente approfondire, mi viene in mente un libro di Siniscalco, Il cammino, il percorso del cristianesimo nell'impero romano. Insomma, ci sono dei libri sulla storia della Chiesa in Oriente molto interessanti, perché stiamo parlando di comunità che hanno tradotto in un'epoca, in un ambiente, la Bibbia per la loro vita, normalmente la loro vita ecclesiale. E poi alcune riflessioni, diciamo, le presento ai miei alunni nel corso di introduzione. Le metto lì perché secondo me si completa il quadro. L'ispirazione riguarda sia chi ha fatto la storia, sia chi l'ha messa per iscritto. Quindi rispetto a chi ha fatto la storia, pensiamo alle figure di Mosè, di Giosuè, Gedeone, Sansone, Saul, Davide, eccetera. Un concetto ampio del ruolo dello Spirito Santo. Sia chi l'ha messa per iscritto, che forse è la nostra, diciamo, il nostro pensiero classico quando pensiamo all'ispirazione. Domanda, cioè questione: è l'uomo l'autore a essere ispirato, cioè riempito di Spirito Santo in prima battuta, non il libro trattino oggetto? Ora, su questo si può discutere. Potremmo dire che una buona via di mezzo potrebbe essere dire che l'ispirazione riguarda sia il libro sia l'autore. È chiaro che però in una visione personalista, che sottolinea soprattutto il ruolo della persona, l'individuo come vero autore, eccetera, Concilio Vaticano II, è importante anche parlare dell'uomo, dell'autore che è ispirato. Tutto ciò, a mio parere, comporta un alleggerire la pressione dalle riflessioni sul testo ispirato, cioè quale testo, solo consonantico, anche vocalizzato, secondo quale famiglia di manoscritti e secondo no, per aprirsi invece a tutto il processo e in una visione più legata alla persona. In una visione meno puntuale e più completa si può affermare, citando Scar, l'ispirazione non è nella molteplicità delle parole, non è nelle singole note o nei singoli accordi, è nella musica che sostiene l'insieme. Cioè, al di là, va bene, di questa come si chiama, citazione, una visione, io propongo, di più ampio respiro. Ma non perché io sia, voglio dire, di manica larga, ma perché avrei molte più difficoltà nell'altra prospettiva, dover giustificare quale potrebbe essere il testo ispirato, o il manoscritto, o la famiglia, o l'epoca. Invece mi pare più corretto ragionare in termini di apertura dell'ispirazione, secondo vari gradi, secondo, insomma, tutte le differenze che volete, però che riguarda chi ha fatto la storia, e quindi la vocazione dei profeti, la vocazione dei condottieri, eccetera, chi l'ha messa per iscritto, chi l'ha trasmessa, chi la interpreta, magistero, eccetera, ma anche chi concretamente nel corso del tempo l'ha tradotta, no? Ecco, nella Dei Verbum si parla sia di autori ispirati, soprattutto sia di testo ispirato. Qui ho messo alcune citazioni, vedete che c'è sia riferimento esplicito al fatto che si parla di autori ispirati, sia il riferimento a una scrittura, a un testo che è ispirato. Però è una veloce ricognizione che ho fatto su questa Costituzione. Quindi abbiamo sia gli autori sia il testo, insomma. Poi un'altra precisazione su cui ad esempio discutevamo a Padova in facoltà teologica, 2-3 volte all'anno il gruppo dei biblisti si incontra per una mezza giornata così di studio e di riflessione. E allora si diceva: a essere ispirato non è nemmeno il testo in quanto tale, ma il contenuto di questo testo, il messaggio. Quindi non tanto questa o quella forma verbale che risulta, questo o quel termine che è presente, ma il contenuto di questo testo. E infatti, se voi pensate, la concezione cristiana della Bibbia, cioè la concezione cristiana comunque, per quanto sottolinea l'importanza della Bibbia, non è la religione del libro, avete capito? È la religione in cui, vi dicevo già questa mattina, questo libro sostituisce
un incontro che stiamo attendendo. Questo libro è una realtà penultima, non è la realtà dell'incontro con Gesù Cristo, no? Per cui a essere ispirato non serve, voglio dire, difendere la formulazione testuale in quanto tale, ma il contenuto di questo testo, il messaggio che viene trasmesso. E direi che questo è un passaggio ulteriore. E poi, ultimo, un altro aspetto, a mio parere molto, molto interessante, è questo. Si può affermare che il testo biblico, lo dicevo anche stamattina, è sia ispirato sia ispirante. E cioè, esagerando in maniera paradossale, a me può interessare che il testo biblico che ho ricevuto sia ispirato, cioè che a me sia arrivato un testo significativo, un testo che non è una bagianata, ma è un testo che viene da Dio. Ma non mi basta questo. Per me la vera questione è che questo testo che mi è arrivato sia ispirante, e cioè che ispiri la mia vita. Perché sapere che io ho ricevuto, voglio dire, un'eredità preziosissima può essere utile, ma sapere che non potrò mai di fatto utilizzare questa eredità per la mia vita è un gran problema, ed è forse il vero problema. Allora, interessante secondo me anche riflettere su questo aspetto, e cioè il fatto che il testo biblico è sia ispirato sia ispirante. A volte capita anche quando io insegno introduzione, il grande capitolo è sulla verità della scrittura, no? Quindi cosa si intende per verità della scrittura, quindi per la nostra salvezza, cosa è successo invece nei secoli, eccetera. Però questa è una delle proprietà della scrittura. C'è un bel libro di Umberto Neri, Introduzione alla parola di Dio, che dice: tra le tante proprietà della scrittura c'è il suo carattere non solo di verità, ma di infinità, di sacralità, di efficacia, di potenza. E sono dei tratti, direi, altrettanto importanti rispetto al tratto della verità. Avete capito? Cioè, è importante anche riflettere sull'efficacia di questa scrittura, una spada a doppio taglio, quindi su una scrittura che discrimina, che nella mia vita crea a volte delle ferite, ma per purificare. Il fatto che è una parola che ha sapore dell'infinito, a differenza di tante parole umane, si diceva, il fatto che è una parola che ha un carattere, come si può dire, che guarda in avanti, tante altre cose. A volte si rischia, a mio parere, nella trattazione della parte teologica del corso di introduzione, di soffermarsi praticamente sul canone, sull'ispirazione, sulla verità, eccetera, ma di perdere altri tratti altrettanto importanti, a mio parere, della scrittura, e forse più spendibili, dico, per i giovani. Sapere che la scrittura è efficace nella tua vita, che la scrittura è una parola importante, no? Eccetera. Però questo secondo me è per completare a tutto tondo un po' il nostro respirare la Sacra Scrittura. E poi, grande questione, e ho quasi finito, che cosa significa in concreto una lettura credente della scrittura? Perché facevamo presente che quando analizziamo un testo biblico, il Nifal per me è il Nifal anche per il più cattivo degli atei. Una frase con un infinito costrutto è per me come pure, ecco, il significato di un verbo è per me come per un'altra persona. Ma allora qual è lo specifico di una lettura credente della scrittura? Allora, abbiamo provato, come docenti del Triveneto, ad abbozzare queste risposte, queste strade. È una lettura che tiene in considerazione il carattere ispirato delle scritture, cioè concretamente sottolinea che il testo della Bibbia si presenta con queste caratteristiche. Ha un linguaggio che, nella sua enfasi, dice tutto della fiducia in Dio, dell'apertura a Lui, del tono con cui si raccontano le opere di Dio. Quindi il linguaggio stesso è un linguaggio che, come si dice, si apre a una grande apertura, confidenza e fiducia in Dio. E con questo linguaggio si raccontano le opere di Dio. È un linguaggio che si presenta normativo. Così dice il Signore, oracolo del Signore, queste sono le norme e i precetti che il Signore tuo ti dà. Per il non credente si tratta di fare eventualmente un'analisi come di un pezzo della letteratura da museo, cioè la Bibbia dice così, il credente si sente coinvolto in prima persona da questa parola che lo chiama, lo suscita, gli rivolge un appello per la sua vita. Il testo della Bibbia è spesso aperto.
chiede al lettore di mettersi in gioco, chiede un coinvolgimento. Esempio, la parabola del padre misericordioso, che è senza conclusione. Avete mai pensato? È senza conclusione. Cosa farà il figlio maggiore? Parteciperà o no alla festa per il ritorno del fratello? Oppure la conclusione brusca del Vangelo di Marco? Oppure come si conclude il libro di Giona? Con una domanda. Tu ti sei lamentato per questa pianta che da un giorno all'altro cresce e muore. E io non dovrei prendermi cura di Ninive, una grande città dove vivono più di 100.000 persone? Punto di domanda. Quindi vedete come anche a livello narrativo, letterario, è molto stimolante vedere come la Bibbia presenti spesso un testo aperto che chiede al lettore, vi dicevo, un coinvolgimento. Il testo biblico è eminentemente pragmatico, chiede una conversione, una risposta e quindi chiama al futuro. Da un lato il testo indica la distanza dell'uomo tra quello che è e quello che potrebbe diventare. Quindi è vero, certi passi della Bibbia fanno notare tutta la differenza, il limite tra l'umanità ideale e l'umanità reale. Ti mettono di fronte, a volte con una botta sui denti, al peso del peccato e del tuo limite. Dall'altro però, se c'è un aspetto che sempre di più ritengo sia fondamentale nella Bibbia, la Bibbia indica che tale distanza è colmabile. Cioè la Bibbia ti permette sempre di girare pagina. C'è sempre un finale aperto, non c'è nessuna situazione nella quale l'ultima parola sia stata detta e dalla quale tu non possa rialzarti, no? E penso che qui la Bibbia sia assolutamente moderna, mentre il mondo moderno è un mondo che calpesta e sfinisce le persone e non ti permette di cambiare, tante volte la Bibbia invece mi pare che sia un testo che indica una direzione e ti spinge su quella direzione. È un testo infine pertinente rispetto ai drammi e alle attese dell'umanità. Dio piega il tuo cielo e scendi, o se le mie parole si scrivessero, si fissassero in un libro e altri passi. Quindi vedete, secondo noi, ecco, rispetto anche alla letteratura di tutti i tempi, alla più bella letteratura, il testo biblico presenta anche queste caratteristiche. Di conseguenza, quali sono i relativi atteggiamenti del lettore, divulgatore del testo biblico? Beh, esprime quanto ha letto con un linguaggio altrettanto, tra virgolette, grandioso e stupefatto. Assume nella sua vita la normatività del testo, cioè è un testo importante da seguire che cambia la vita. E qui siamo sul discorso del testo ispirante, non solo ispirato. È un testo che non si presta a letture riduttive, che siano moralistiche, dottrinarie, ideologiche, che non si presta a soluzioni già date. A volte nella Bibbia si cerca la risposta, no? È invece un testo che invoca una presa di posizione, una scelta libera, una disponibilità. Utilizzando un'immagine, è come un oggetto in metallo che deve essere lucidato, sempre tenuto lucido, per poter risplendere nel migliore dei modi. E il lettore divulgatore interroga la scrittura a 360 gradi, la considera parola pertinente per la sua vita. Questo un po' io ero anche verbalizzatore, quindi quella volta lì mi pare di aver espresso in questa sintesi un po' quelli che sono i principali atteggiamenti del lettore divulgatore della parola di Dio, come proposta, diciamo, più che personale, ma insomma comunque di un gruppo di docenti. E infine una provocazione. Esiste una lettura credente ma non ecclesiale della scrittura? Attenzione, dove ecclesiale non vuol dire il recinto delle verità, cioè che se sei un libero battitore non mi fido di te. No. Esiste una lettura credente ma non ecclesiale della scrittura? Dove ecclesiale indica il contesto, lo sbocco, l'attenzione, l'ansia ecclesiale. Questa è una provocazione che lancio. Io personalmente, dal mio punto di vista, di uno che vive anche in parrocchia, ritengo che sia, non dico impossibile, ma difficile una lettura credente ma non ecclesiale della scrittura, ripensando proprio a come nasce la scrittura e ancora di più ai motivi per i quali la scrittura è stata tradotta. Non è stata tradotta per un singolo pensatore che nel suo studio voleva la Bibbia e confrontarla tra ebraico e siriaco, ma è nata per una comunità, risuona in una comunità. Però la lascio come provocazione
perché, voglio dire, è una questione molto, non dico discussa, non è che uno deve rendere ragione e dire si fa o non si fa, però è una questione a volte presente, ad esempio in facoltà teologica, anche se non viene detto, però, o pensando ai giovani, eccetera, mi viene da, così da riflettere su questo discorso qui. Ultimo aspetto, ma in maniera anche molto più banale, le versioni antiche, come pure i passi paralleli, esempio dei Vangeli, ci indicano come le stesse cose potevano essere espresse diversamente. E secondo me è importantissimo approfittare del metodo del confronto. Cioè, quando io, lo dico ai miei studenti, devo preparare un lavoro su un brano, devo sempre non solo saper bene quel brano, ma in qualche modo devo delimitarlo rispetto a quello che c'è prima, a quello che c'è dopo. Devo, se ho un parallelo, capire che le cose potevano essere dette anche in modo diverso. E come mai allora le cose vengono dette in quel modo nel mio brano? È quel discorso sempre delle gemelle, cioè guardando le differenze mi rendo conto e riesco ad avere un parallelo, un passo simile, mi rendo conto forse ancora di più della ricchezza che c'è nel mio passo e della differenza rispetto agli altri passi. Quindi anche mettendo tra parentesi il discorso che le versioni antiche sono importanti in se stesse, non sono delle miniere da cui estrarre dei materiali, ma sono come un giardino fiorito che in se stesso ha una bellezza, anche prescindendo da questo, io vi posso dire che a livello strumentale è interessante confrontare il testo ebraico e le versioni antiche per permettere di capire meglio anche lo stesso testo ebraico, perché c'è comunque la possibilità di un confronto, come, scusate banalmente, quando io faccio gli esami scritti e quindi confronto a volte, quando vorrei dare il voto, gli esami che ho sotto mano. Questo è un 28, però ho dato 27 a quell'altro, beh, questo potrebbe essere 29, avete capito? Se ho più varietà dello stesso testo, posso meglio confrontarli ed esprimere, chiamiamolo, un giudizio. Ecco, se io giro pagina trovate la fine e quindi, se Dio vuole, io avrei anche... Ah, ho finito. Quindi avete visto come siamo partiti dall'oralità alla scrittura. Abbiamo visto la fissazione del testo ebraico, abbiamo visto questo mondo dei satelliti delle versioni antiche, vi ho proposto un cambiamento di prospettiva attraverso cui considerare le versioni antiche, abbiamo visto concretamente questo pomeriggio diversi passi in cui nella pescita del secondo libro di Samuele il testo siriaco presenta delle riletture interessanti rispetto alla figura di Dio, di Saul e di Davide, senza per questo sconvolgere il testo di partenza, e abbiamo riflettuto un po' sul carattere e sull'apertura, a mio parere importante, del carattere di ispirazione per permettere anche a queste versioni antiche di rientrare in maniera analogica nel campo della letteratura ispirata, e alcune provocazioni finali su cosa vuol dire la lettura credente della Bibbia e la lettura ecclesiale della Bibbia.